Non c'è pace all'ospedale Tatarella di Cerignola. Dopo 2 settimane dal cambio alla direzione sanitaria via Rocco D'Alessandro, che ha presentato ricorso, e dell'arrivo di Antonella Costantino, un nuovo inquietante episodio si è verificato al pronto soccorso del nosocomio Fantino nella giornata di mercoledì. Il responsabile, il dottor Gaetano di Ternizzi, è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da un uomo di 30 anni. Secondo una prima ricostruzione, dopo un primo battibecco verbale, l'uomo ha aggredito fisicamente il dottor Di Terlizzi. Il medico era impegnato nel trasferimento di una donna in alto presidio sanitario a causa di una avaria dell'attacco. È stato colpito all'emivolto sinistro, prima con un pugno e poi alla spalla con una asta di ferro. Sono intervenuti sul posto i carabinieri per riportare la calma e condurre l'uomo in caserma. Non si esclude una denuncia. 30 giorni di prognosi per il dottor Di Terlizzi è un forte spavento per gli operatori, che quotidianamente sono esposti a rischi e pericoli di questo tipo. Mimmo Siena, Speciale News.